Allora, intanto, ragazzi, se avete visto l'ultimo video sul canale, la base è leggermente diversa, perché ho fatto qualche piccola modifica, abbiamo un sacco di roba, ragazzi, guardate sta tavolata qui, piena di armi, veramente, un'armeria che fa invidia, di tutto rispetto, ma fa invidia. Intanto, qua fuori, mi sono sistemato un po' il giardino. Le coltivazioni devo dire che stanno a crescere abbastanza tranquillamente. Mi stavo a iniziare a fare il casettino qua per gli attrezzi, per mettere tutta la roba per il giardino, per il cortile. E nulla, ho fatto la croce per il nostro caro Bob. È stato un grande eroe, insomma, alla fine. Si è fatto rispettare quel poco che è durato, però insomma va bene così. E di qua invece, raga, stavo a iniziare a costruire il muro. O meglio, stavo a continuare il muro. Grafiche serie. Solo grafiche serie, Alessa. Solo grafiche serie. Assolutamente solo grafiche serie. Vediamo un po' sopra. Non ho modificato praticamente nulla. Però una cosa che stavo a pensare di fare era di fare un cancello nella parte esterna qua sotto. Quando sto a fare sto muro. Per metterci il furgone, per infilarlo direttamente dentro. Invece che ogni volta doverlo infilare dentro al garage. Più che altro è scomodo, più che altro è scomodo, solo per quello. Una cosa, so diminuito di peso, non abbiamo più il malus sovrappeso, il che è buono. Non vuol dire che famo diventare il caro Gianni un obesotto, però insomma lo facciamo mangiare un pochino di più. Io prenderei un paio di scatolette, qua tanta roba è marcita clamorosamente, raga, purtroppo non sono riuscito a fare nulla. Prenderei una scatola di patate e una scatola di pomodori. Vediamo se ci basta. Vediamo un po'. Intanto mangiamo se prima le patate. Ok. In chat, tutto a posto? La benzina qua dietro. Ah, abbiamo pure un fucilozzo a pompa. Beh. Tenga di benzina vuota. Vabbè, questa poi la rimpinguiamo. Anzi, potrei andarci in realtà alla stazione di rifornimento. Subito, subito. Tanto è dritto per dritto davanti a noi. Andiamo alla stazione di rifornimento, va. Carichiamo un attimo la benza e poi torniamo indietro. Senza problemi. Senza problemi. Madonna, gli zombie che ci stanno qua giù, ragazzi. Questi sarebbe il caso di accopparli o di allontanarli, quantomeno. So veramente una cifra. So troppi. Porca miseria. So una marea. Vabbè, mo ci pensiamo un attimo a come famo a ammazzare questi ragazzuoli, eh? Ok, andiamosene via subito. Allora, qui abbiamo lo spiffo, qua si trova robetta interessante, e poco più avanti dovrebbe starci la stazione di rifornimento. E il benzinaio dovrebbe sta qua, eccolo. Allora, posso provare a scendere a coppa zombie? Sì, posso provare. Provare e fare non è la stessa cosa. Visto che la macchina già non sta proprio al top, purtroppo non posso ricaricare la macchina senza scendere. Questo è un peccato, questo è un peccato. Spegniamo il furgone, scendiamo ragazzi e vediamo che succede. Stasera qua c'è Moro, mo lo sento. Eccoli subito che si avvicinano per rompere le huevos. Bello così, magari se mi ammazzavi pure era meglio. Ok, stasera l'agente Gianni. Ecco, appunto, stavo a dire, non è punitivo. Mamma mia, ho finito i colpi. Bello pestone. No, non ho finito i colpi, mi si è inceppata la pistola. Giusto, ragazzi, perché non ci facciamo manca mai niente. Figuriamoci se una volta va tutto come dovrebbe senza problemi. Devo stare attento a guardarmi le spalle ogni... Madonna che headshot, raga. Madonna che headshot. Due. Famo tre? Famo tre? Famo quattro? Mamma mia, ragazzi, che seratona. Mamma mia, 4 headshot di seguito, mai successo.
Mai successi, mai successo. Dai così, dai così. Ma posso dire che con la pistola l'agente Gianni se la cava niente male? Diamo l'accetta però, va. Prendiamo l'accetta. T'ho visto. Magari l'accetta ne tagliamo un po' ai zombie, eh? Che diciamo? Accomodateveli sempre, raga, vi ricordo, se potete, buttateli per terra e poi accoppateli, che è sempre meglio. È sempre meglio. Vediamo se hanno qualcosa di utile, anche se in realtà tagliacarte non mi serve. Raga, scusate, ogni tanto guardo dell'ama, della c'ho la chat, non so perché quando vi rispondo guardo là. Vedevo un pratichi, ragazzi. Ok, allora, mi avete detto che se sto vicino alla pompa di benzina e premo V, dovrei poter rifornire automaticamente la macchina, ma non me lo fa. Perché? Perché non me lo fa? Mi sono messo troppo avanti? Attenzione che qui arrivano gli amici non morti. Ah, voglio provare a posizionarlo meglio perché magari ho sbagliato io, eh. Chat, che dite? No, non me fa. Raga, non me lo fa fa. Forse ho messo male il furgone io, raga. Provo a metterlo un po' meglio. Magari più avanti, così. Proviamo. Proviamo. Aggiungi carburante. Troppo vicino, raga. Come cavolo devo fare? Ma avete detto che si poteva fare dalla. Dalla pompa direttamente, senza usare la tanica, però. Mi sembra che non va. Mi sembra che non va. Porca miseria, è vero. Non posso prendere la benzina, ecco perché non me lo fa fa. È vero, raga, non c'è più corrente in città. Porca trota. Devo portare un generatore. A parte che non c'ho manco il generatore a casa ancora. Ma devo portare un generatore qua. È vero. È vero, se non porto il generatore qui, la pompa di benzina non funziona. Porca miseria, me l'ho scordato completamente. Allora, niente. Famo così, famo così. Abbiamo fatto un viaggio a vuoto, ma forse no. Prova a vedere se dentro il benzinaio c'era rimasta qualche tanica di benzina. Perché io qua con Gianni in realtà c'ero già venuto. Però ero scappato subito, se vi ricordate. Qualche video fa, manco troppo tempo fa. Vediamo un po' se c'è qualcosa di utile. Hai visto mai? Tanica di benzina vuota perché. Ovvio. Ovvio che è vuota tanica di benzina. Oh, vedi. Vitamine. Bende. Tutta roba utile. Va bene, va bene. Allora, raga, quindi. Toccherebbe portare un generatore qui. Perché portando. Andiamo se ne ha lavato, va. Aspetta, aspetta, chiudiamo la porta prima che se no arrivano i zombie e ci fanno una brutta sorpresa. Lavatevi sempre quando potete, ragazzi, perché primo puzzate, non è piacevole starvi vicino. Ma soprattutto perché, ragazzi, se durante un conflitto scavalcate una recinzione, passate in mezzo a una siepe o vi graffiano zombie e siete pieni di sangue, vi potreste infettare. Lezioni di igiene by Guardian, sempre, sempre, ragazzi, sempre presente. Perché l'uomo deve da puzzare. No, non è vero, chi cazzo ha detto sta cosa? Perché? Se ci fosse una macchina nei paraggi, e tra l'altro c'erano prima, dietro, ma c'erano pure non si sa quanti zombie, quindi non penso che tornerò subito là, possiamo levare la benzina dalle macchine e metterla nelle nostre taniche. Siamo stanchi. Scusate, sposto un attimo. Ecco, mettiamo qua il GPS. Vorresti coricarti un po'. Ma non adesso. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Non prendere il furgone. Diamo un'occhiata a che cosa ci abbiamo intorno prima e poi eventualmente se non andiamo col furgone perché facciamo casino. La stazione di polizia. Dai. Grazie Rossella del follow. Grazie mille. Ok. Devo mettere
Ma non so come si fa, eh. Gli alert. Devo mettere gli alert al canale di Twitch, ma non ho idea di come si faccia. Vediamo se da qua posso lava. Ah, lavamosi i vestiti, ragazzi. Lavamosi subito, subito, subito i vestiti. Subito, subito. Visto che possiamo. Sapete che io me lo caricherei sul furgone. Questo. Me lo caricherei sul furgone il raccoglitore d'acqua. Raga, ovviamente non sto usando la stessa camera che uso per registrare, perché per registrare uso la camera del telefono, perché è ottima, quindi perché no? Su Twitch no, però, perché non ho il cavo per collegarlo, e quindi sto usando la webcam e si vede, insomma, la risoluzione fa un po' schifo, ma questo è per il momento. Hai finito di puliti i vestiti? Basta, bah, falla finita. Ok, sento zombie. Qui? Sì. Allora, speriamo sia uno solo. A posto. A posto. Bene così. Bene così. Taccuino vuoto, lo pio. Qua, ragazzi, mi ci metto qualche appuntino. Tipo, che ne so, le coordinate dei luoghi che visitiamo. Per ritrovarli subito, eccetera, eccetera. Comunque, questo qua, raga, il raccoglitore d'acqua. Me lo carico sul furgone e me lo porto a casa. Quello è utilissimo. A parte c'è un sacco d'acqua dentro. Non possiamo. Vabbè. Ragazzi, le vecchie cattive maniere. Usiamo l'accetta e buttiamo giù la porta. A posto. Queste sono tutte munizioni. Le munizioni le pio. Le munizioni le pio. Queste sì. Questi no. Le armi no. Vediamo se qua ci stanno armi, invece no. Ah, qua abbiamo un Red Dot Sight, il mirino e la torcia per l'arma. Basta, nient'altro. Poi dopo magari a casa. Altre cartucce per fucile, ottimo. Questi sono tutti quanti. Ok, queste sono tutte quante. Come si chiamano? Parti per le armi aggiunte, mirini, impugnature, roba del genere. Poi a casa con calma magari se le vedemo. E qualcuna magari la montiamo pure. Cappellino da baseball. Ma sì. Visiera in avanti, dai, 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 sì, mettiamolo, mettiamolo. Cappelletto. Dai, mo Gianni è un po' più presentabile. Ragazzi, dall'altro mi era cresciuta una barba allucinante. E l'ho tagliata, mi sono dato una sciacquettata, giusto proprio perché. Così in live Gianni era bello presentabile. Mi si è inceppata la pistola e non me ne ero accorto. Vediamo un po'. Peso 30, madonna, questo mi sfonda la schiena. E guardate subito come carico pesante e la vita già iniziata a scendere. Ovvio. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Distributore d'acqua, buttalo dentro. Dai, dai, che ti spezzi la schiena, se no. Fatto? A posto? Sta dentro? Boh, distributore d'acqua preso. Ottimo. Ora dove ce ne andiamo? Sono le 20:40. Probabilmente tra un po' mi conviene che metto a dormire Gianni. Però non qua. Facciamo un attimo così. Voglio riguardare un secondo la mappa. Voglio riguardare un secondo la mappa. E amico, allora, mori? Ok, non ci sono muri, perfetto. Però ste casette sono sempre un po' insidiose, quindi occhio, occhio. Questa gli levamo tutta la benzina. E adesso vorrei trovare un posto dove far passare la notte a Gianni. Chi c'è qua? Chi c'è qua? Salve? Salve? Muore? Lei, signore? Muore? Sono stanchissimo, raga. Sono veramente stanco. Faccio zero danni proprio. E dai, su, ma che te devo sparare? Ah. Ok, mandiamo a nanna Osvaldo. Sì, Osvaldo, magari. Ma no, mannanna Gianni. Ok. Vai, passiamo la notte tranquilla, già?
Sto pensando seriamente di fare una live ogni venerdì sera. Ma per chiacchierare con voi, raga, perché mi diverto. E tanto poi le ricarico sul canale, quindi comunque andiamo pure avanti con Zomboid. Poi, più presto possibile, spero che arriveranno tante altre cose, raga. Mi sto attrezzando piano piano, l'attrezzatura arriva, il PC buono arriva. E lì arriverà un sacco d'altra roba, ragazzi. Veramente un sacco d'altra roba. Allora, io lascerei il furgone al centro. E andrei a ispezionare un pochino queste casette. Oggi ce la facciamo tutta di sopralluogo. Tanto le munizioni ce le abbiamo. Boh, buono così. Ricarichiamo, va. Alla storia di Gianni, oltre che a poliziotto, aveva una parentela con Osvaldo. Tipo erano fratelli. Magari facciamo che erano cugini. Cugini più che altro perché Gianni è bianco e Osvaldo era afroamericano, era nero, quindi oddio, magari potrebbe essere adottato. Creiamo un background così in live. Ci sta. Ci sta. Sì, in qualche modo devono essere forza parenti, raga, perché c'è anche Gianni qui. Ringo People. Esatto, bravo, è vero, Guraiden Ringo. E tra l'altro vi faccio vedere. Ho fatto da inizio live che Gianni è finalmente calato di peso, non è più in sovrappeso, eh. Tanto famogli mangiare a carne essiccata. A carne essiccata quanto si conserva, ragazzi? Che non lo so. Io nel dubbio quando ce l'ho me la mangio prima delle cose scatolate, anche se magari invece pure quella si conserva per parecchio, eh. Corsa livello 2, buono. Ottimo. Allora, non ha limite se non erro. Ma la roba sotto aceto? Non ha... È come la roba in scatola, non scade mai? Ottimo. Ottimo. Buono, 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 buono. Allora poi, quando inizierò, quando le coltivazioni andranno avanti, cioè quando sarà tutto fresco, sì, fresco, pronto, cercherò di fare in modo di farmi trovare pronto con più aceto possibile. E almeno metto tutto quanto sotto aceto. Tutto ciò che la dicitura fresco può scadere. Tutto il resto paradossalmente non scadrà mai. Buono. Quindi pure la carne essiccata. Qui. E che si avvicina molto circospetto. A Bob, te dà una svegliata però. Sbrigati. Sì, Bob, raga, li sto chiamando tutti. Li sto chiamando tutti. Troppi personaggi ho fatto, raga. Gianni, non è Bob. Non è Osvaldo. Oddio, raga, questo c'ha i capelli di Pancrazio. Voi ricordate Pancrazio? Della vecchia serie, mi pare che era. C'ha i capelli come lui, però sono bianchi. Invece Pancrazio c'aveva marroni, mi pare. Madonna, raga, gli zombie che ci stanno qua. Ecco, qua giù. Secondo me in generatore ci potrebbe sta. Magari andiamo a dormire e poi famo un tentativo. Veramente tanti zombie qua. Questi mi seguono tutti fino a... Ah, aspetta, vabbè, potrei abbassare il finestrino e sparargli, ma non con la pistola. Con mitra, sì. Ah, raga, poi, un'altra cosa che ho fatto, tutte cose che ho fatto off camera. Ho fatto il fucile a canne mozze pure. Mi sono preparato parecchia roba, raga, off camera, sono andato un pochino avanti. Qua c'è il parcheggio, il Gigamart, sì, ok, ho preso la strada giusta, ma non la farò da qua perché sono troppi zombie. Se mi bloccano il furgone, raga, è finita. Mazza la benzina. Oh, ma ha messo un padanarota! Porca troia! Grazie a te, ora so che non prenderò mai Sunday. Sì, diciamo che ho dato per scontato che sarebbe stato, vabbè, punti regalati. Però porca miseria vado pianissimo. E non so se in realtà lo posso andare a levare. Cioè, magari guidando tanto, ma non credo. Non credo che me lo posso andare a levare. Qua c'è un carrelletto. Madonna, regà, gli zombie. Ma se scendo li faccio fuori tutti? Se scendo li famo fuori, regà. Magari mi metto dietro al furgone. E io inizio a sparare. E questi ci seguono a casa, eh. Sono una cifra. Però c'ho pure parecchie munizioni. Scendo li faccio fare l'ultima parola famosa.
Ok, mo lo faccio. Mi concentro un secondino che qua. Stanco, da me lo farò riposare prima di domani fa la strage. Sai che c'hai tanto, 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 tanto ragione, Pegasus. E sai che mi sa che ho fatto tanto, 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 tanto una stronzata? Perché mo io questi come li semino? Vediamo se riesco a infilarmi dentro a sta casa e dormire. Ma l'hanno visto sicuro. Spostamoci ancora, spostamoci ancora. Andiamo a dormire e poi facciamo una strage. Piano superiore. Ma vedi, questa è i denti. Oh, porca puttana! Vedi, questa è evidente. Oh, porca puttana! Porca puttana! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, non so come ho fatto a vederlo, giuro! Giuro, non so come ho fatto a vederlo! Era finita! Era finita, raga! Porca troia, raga, non lo so come ho fatto a vedere quello zombie, giuro! Mamma mia, morto in live, raga, no! Presa male. Presa malissimo, se morivo così, raga, piangevo, lo giuro, piangevo in diretta. Allora, mangiamoci qualcosa e poi andiamo a fa strage. Mi è venuta un'idea, facciamo così. Allora, io mi metto dall'altra parte della cancellata, li faccio venire là gli zombie e gli sparo. Almeno sto tranquillo, almeno sto sereno. Dovrei prenderli, eh. Ok, va bene. Qua raga, una molotov mi serve. Ah, io c'ho lanciafiamme, raga, però non c'ho le munizioni o il caricatore o qualsiasi cosa serva, non ce l'ho. Incastrata. Mo non mi scavarca, ma mi ha preso un corpo. Se non mi scavarcava era finita. Ma non so se gridando dall'altra parte della cancellata ho visto in un. Mo' provo. Qui però invece di sprecare munizioni, raga, sarebbe stato da paura averci una lancia. Dietro. Tutto a posto. E dai, su, Gianni, c'hai davanti l'occhio, porca miseria. Vediamo un po' se gridando. No, non vengono dall'altra parte della cancellata, ragazzi, se grido. Ok. Pure l'arco con le frecce. L'arco con le frecce non so se lo posso costruire con le mod che ho messo. Perché mi pare che non c'è nel vanilla. Mi pare. Allora, questi li abbiamo seccati, ma so praticamente la metà. Ma no, che cazzo la metà? So un quarto di tutti i zombie che ci stanno. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo. Vediamo se la pistola va. Vai Gianni, facci vedere. Perché all'accademia di polizia ti chiamavano Occhio di Falco? Gianni. Bim! Ah. Poi raga, un'altra cosa che dovrò sempre iniziare a fare prima o poi un giorno, quando sarà possibile, è cercare la cura, eh? Sempre quella famosa mod che ho lasciato. Prima o poi la utilizzeremo a dovere. Se non sbaglio, spawnano solo nei generatori, o quantomeno non mi è mai capito di trovarli in altri luoghi. Non te posso contraddire, perché sinceramente non ci ho fatto caso. Però sì, anch'io mi pare che il più delle volte l'ho trovati nei garage delle case o nei magazzini. Però qui purtroppo case coi garage non ce n'è manco. Cioè no, coi garage sì, col capanno volevo dire. Nelle case coi capanni. Vai, eh.
Pietra tranquilla, situazione. Ho visto uno zombie che prima non avevo visto. Madonna che... L'ho gambizzato. La moto della cura, cioè... Allora, praticamente, Pegasus, tu cerca, se la trovi meglio. Sì, no, ma assolutamente. Anzi, se dovessi trovarlo magari off camera, ve lo faccio sapere dove l'ho trovato, se non lo trovo dentro, sempre nei magazzini o altro. Allora, la mod della cura è una mod che mi pare si chiama Zombie va Vaccine. Non mi pare che abbia un nome particolare, ma non mi ricordo. Prevede che noi possiamo praticamente prendere il corpo. Orca troia! No, regà, no. No, non mi ha preso, mamma mia. Ho preso un colpo. E prevede che possiamo praticamente dagli zombie morti dissezionarli. Cioè, fargli tipo l'autopsia. E dal sangue infetto possiamo ricavare una cura. Che non è definitiva, da quello che penso di aver capito. E che me l'ha stato spiegato. Che so, tipo, ci infettiamo. Siamo infetti da zombie, da zombismo. Possiamo fare una cura e ci leviamo lo stato zombificato. Però presumo che ogni volta vada rifatta. E servono il camice da infermiere, i guanti, la mascherina, il bisturi. E poi servono le ampolle che non ho ancora mai trovato. Un computer che mi pare che sta nel supermercato, quello gigantesco che sta vicino West Point, mi sembra tutto a destra. E un'altra cosa, me le ho segnate. Servono un po' di cose comunque. E sto sangue infetto. E ci possiamo fare una cura momentanea. È un po' tipo. Avete giocato a Dead Rising? Tipo Zombrex. Cioè, tu devi riprendere. Però lì tu devi riprendere a cicli continui. Invece, qui da quello che ho capito, sta cura te la devi prendere solo se ti infettano. Quindi ti infettano, ti prendi la cura. Ti rinfettano, ti riprendi la cura. Non è proprio semplicissimo, penso, da fa. E servono anche dei manuali di chimica per imparare a farla. Tutte queste cose, raga, a parte il sangue infetto, non l'ho ancora trovata. Facciamo la lancia. Ah, raga. Andiamo a casa. Raga, qui sto a costruire il muro. Però, e sono tira a spegnere il furgone, tra l'altro. Però, avevo pensato di farci una cancellata. Così, invece di ogni volta dover rientrare da qua, rientra direttamente da qui e arriva dentro al giardino. Raga, devo riparare la ruota assolutamente. Ma proprio assolutamente. Se... Ok, vi faccio vedere una cosa. Io non lo sapevo, ma tenendo premuto il tab, quindi tenendo premuto 1, perché sta su 1, se stavo su 2 penso me lo faceva la stessa cosa, posso switchare l'arma. Cioè, quindi se per esempio ho un fucile da caccia e l'accetta, uno lo metto dietro la schiena e posso cambiare. Io sta cosa non la sapevo, cioè l'ho scoperto io per sbaglio. È fighissima. Posiziono oggetto. Quanto è figo, gli oggetti 3D, raga, sono spettacolari. Se per sbaglio giromagando trovi la stufa, prendila subito, è l'unica fonte di fuoco che non dà fuoco a tutto. Il camino non so. Ah, può succedere? Cioè col camino può prendere fuoco il pavimento? Non lo sapevo. Anche col barbecue? Cioè solo la stufa oppure il barbecue non fa prendere fuoco a tutto? Perché se è così il camino, ci cioè, penso 2 volte prima di usarlo e magari mi prendo un barbecue e lo porto fuori. Buono, tanta roba, sì, Pegasus, c'ho veramente, veramente tanta roba. Sì, anche il barbecue, cioè sì che dà fuoco a tutto, o sì che come la stufa non fa prendere fuoco a tutta casa, visto che già ci è successo una volta, se vi ricordate, col povero Gianfilippo. Era Gianfilippo? Sì, mi pare che era Gianfilippo. Si può dare fuoco a tutto, perfetto, perfetto. Allora cercherò... Cercherò una bella stuosa. Devo portare le pentole qua fuori, raga, perché non ho ancora costruito il raccoglitore di pioggia. Allora, qua le piantagioni stanno crescendo tranquillamente. Mi sa che sta roba è già pronta. Giovane cavolo, lo posso raccogliere?
Esatto, no, perché se no mi diceva raccogli. I cavoli sono cresciuti velocissimi, ragazzi. Perfetto. Raga, ok. Allora, ricaricherò tutto su il canale. Grazie a tutti ragazzi per chi c'è stato l'altra sera. Chi non ha potuto vedere la live, non vi preoccupate perché ne faremo altre. Se volete recuperarla, andate sul canale Viola Guardian e ve la guardate tutta bene bene. Alla prossima, ragazzi. Ciao.